L'ultima parola del Signore nel Vangelo di oggi, penso ci aiuti molto, perché dice: quanto però a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, negli angeli del cielo, nel Figlio, eccetto il Padre. Se tu non sai, io non so quel giorno e quell'ora nel quale il Signore torna. Perché il Signore torna. Allora come vivi? Come vivo io? Questa è una parola importantissima che ci parla del discernimento. Noi siamo chiamati a imparare la parabola. Imparare la parabola significa avere discernimento. Il Signore sempre parla per parabole e dice perché si svelino i veri pensieri del cuore delle persone che lo ascoltano. Ma poi ai suoi discepoli, agli intimi, il Signore sempre ha spiegato le parabole. La vita è una parabola. Gli eventi che noi viviamo, che si presentano nella nostra vita, sono parabole attraverso le quali Dio ci parla. Tu hai imparato a discernere? Tu sai che cosa, perché succede quel fatto, perché succede quell'altro? E non è una questione solamente intellettuale o razionale. Forse non capiamo nulla di quello che ci succede, dal punto di vista razionale. Tutto sconvolto. Vedete, questo è molto interessante, dice: dopo quella tribolazione, cioè c'è una tribolazione nella nostra vita, quindi è inutile che sperare che non ci siano tribolazioni, perché se arriva la verità è sempre una tribolazione, perché siamo tutti sotto scacco della menzogna, della falsità, dell'ipocrisia. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo, cioè è sconvolto l'universo, cioè non è più naturale. Cioè quello che è fino adesso nella natura diventa tutto un'altra cosa, cioè non hai più punti di riferimento, non sai più cosa fare. Quindi non si tratta di capire qua, nella testa, quello che ti sta accadendo, perché quel ragazzo ti ha lasciato, perché quest'ante si fila, perché a scuola c'è quel problema, perché con i tuoi genitori, perché tuo padre, perché tua madre, situazioni passate o situazioni presenti. Non si tratta di capirle, agnosis, cioè non si tratta di capirle nel cervello, una conoscenza intellettuale, perché il discernimento non è quello. Il discernimento è saper riconoscere se alla porta della tua vita c'è Gesù Cristo o c'è il demonio. E il demonio è bravissimo a camuffarsi, a vestirsi di d'angelo di luce, a cambiare il bene con il male. Per cui tu pensi che è il Signore, e invece non è. Pensi che è amore, invece è un'altra cosa, non c'entra niente. Pensi che è un amico, cioè stai lì a chattare tutta la vita, e poi invece, amico questo, ma che è? Ma perché viviamo spalmati sull'esteriore, sull'esterno, perché abbiamo una paura tremenda di entrare al fondo della nostra vita, nella verità, di vedere per quello che noi siamo, perché abbiamo paura di morire. Perché alla fine, quello che scopriamo di noi stessi è che siamo morti. Perché se giudichi, se ti approfitti della persona che ti è a fianco, se usi l'altro pensando che gli vuoi bene, che molto ci sposi, eccetera, però poi c'è lì un commercio di corpi, di parole, di cose, per esempio. Se vivi temendo di morire, per cui rincorri amicizie, che anche puoi immaginare razionalmente che ti possano fare male, ma no, alla fine io penso che no, che non mi fanno male, no, io penso che in fondo non è quello, che alla fine non ci importa nulla di nessuno, amiamo male quel poco che pensiamo di amare, e invece ci muoviamo soltanto per la paura della parola fine, per la paura di rimanere soli, e accettiamo tutti i compromessi di questo mondo, li abbiamo accettati e continuiamo ad accettarli. Ma questa parola viene oggi incontro, e dice: guarda, io ti amo immensamente, la tua vita, che io ho sconvolto e continuerò a sconvolgere, è un dono enorme perché tu possa scoprire la verità, perché tu possa conoscere chi ti ama davvero. Io devo togliere davanti a te tutte le tue false certezze, una dopo l'altra. Il sole lo tolgo per te, tolgo il sole da dove sta, perché non ti inganni. Cioè, che cos'è il sole? Tuo padre, per esempio, il sole è tuo padre. Noi giriamo intorno al sole, o il sole gira intorno a te, a noi? No, noi pensiamo che il sole giri intorno a noi, in effetti. Però, piano piano ci sarà la rivoluzione copernicana, per cui niente gira intorno a te, ma sei tu che giri intorno agli altri, come un cretino, oltretutto, molte volte. Ma chi è il sole? Tuo padre? No, ma io lo odio mio padre. Appunto, più lo odi,
più è il centro della tua vita, più vorresti che Lui fosse quello che tiene in piedi la tua vita, che ti ami, che ti capisca, che valorizzi quello che tu sei, o tua madre, le femminucce, magari più con la madre, no? Eccetera, eccetera. Adesso non voglio entrare in questo, ma ci sono tanti soli, ci sono tante certezze che noi cerchiamo e che ci siamo messe, ma che sono tutte false. Per questo il Signore lo toglie, per questo tuo padre ti crolla davanti. Non è quello che pensavi, magari c'ha un amante, o si ammala. Tua madre lo stesso. Ma come? Quella che mi ha generato non è Dio, non è chi ti ama così come sei. Tua madre morirà, passa tutto, passa tua madre, passa tuo padre, passa tuo figlio, passa tua figlia, passa tua moglie, passa tuo marito e passi tu. Che cosa resta? Tu c'hai una roccia nella tua vita, incorruttibile? Ce l'hai questa roccia? C'hai questa certezza immarcescibile, incorruttibile, che nessuno può toglierti? Su cui fondare una relazione? Su cui sposarti? Su cui andare a lavorare? Su cui basare ogni giorno la tua vita? Ce l'hai? Forse no. Forse stiamo costruendo tutto un telaio di affetti, di sentimenti, di idee, di progetti, che non hanno nulla. Chi ha discernimento vede nello sconvolgimento della propria vita, vede nelle umiliazioni, vede nelle sofferenze, nelle malattie, nei problemi, nei fallimenti, nelle frustrazioni, lo sposo, lui che ha le porte. Un cancro? E lui ha le porte. No, no, no. Se non è così, siamo completamente alienati, siamo completamente fuori. Per questo il Signore ci ha scelti, ci ha chiamati, in un cammino di conversione molto lungo, dove si impara. Questo cammino è per imparare. Cammino di fede, iniziazione cristiana, è per diventare cristiani. Cristiano è colui che ha discernimento. Non si può amare se non si ha discernimento. Perché tu non puoi sperimentare l'amore di Dio. E se non sperimenti l'amore di Dio, mai amerai. Altre cose, love is love, John Lennon, questi amori così. Ma è un'altra cosa, non è l'amore. Non c'entra niente quello che tu vivi con la tua ragazza, con il tuo ragazzo, non è proprio niente. Nasietto, gli occhiucci, per non proseguire poi nel pornografico. Ma è soltanto quello. Ma così vale anche per tua moglie, per tuo marito, eh? È la stessa cosa. O a me come prete, verso altre persone. Per questo è fondamentale avere discernimento, sapere se c'è uno che mi ama veramente, se c'è uno che mi ama fino in fondo, fino alla melma più terribile che c'è nel mio cuore, se c'è uno che veramente ha dato la vita per me, e se su questo io veramente posso fondare la mia vita, se questo amore esiste e può saziare la mia vita, solo allora posso cominciare a dire: in questo amore posso amarti, in questo amore posso sposarti, in questo amore posso aprirmi alla vita, eccetera, eccetera. Per questo il discernimento è fondamentale, perché senza discernimento io non vedo l'amore, e se non vedo e non sperimento e non conosco, ma non a livello intellettivo, l'amore di Dio, la mia vita è fallita completamente. È una cosa che era stata lanciata verso di là e va bam dall'altra parte, e vivi tutto innaturale. Questo soffri, eh? Questo soffriamo noi, soltanto perché siamo dei falliti cronici. Siamo nati per amare e amiamo noi stessi, siamo nati per perdere la nostra vita e viviamo costantemente per noi stessi. Ma arriva il Signore. Capite qual è la grande buona notizia? Che non ascolterete da nessuna parte, da nessuno. Questa è la buona notizia, che la tua vita è un prodigio, non perché hai trovato un lavoro, perché vai bene a scuola, perché fai gli esami, perché Dio provvede alla tua vita, che è tutto vero, è tutto verissimo. Ma come provvede? Come ti porta avanti? Forse lasciandoti nella precarietà economica, forse lasciandoti disoccupato, forse lasciandoti nella incertezza caratteriale, nella debolezza. Per essere inaccettabile, appena uno c'ha un attimo un disturbino, subito lo psicologo, subito... No, no, non può, non può. Non so, avete fatto caso? Negli ultimi anni? Tutti celiaci, tutti dislessici, tutti iperattivi. Ma, una volta tutti dislessici, c'è tutta una medicalizzazione. No, siamo deboli, siamo poveracci, siamo quello che siamo. Nella misura in cui un corpo di una donna deve essere in un modo, il corpo di un uomo deve essere in un modo, così non ci devono essere certe malattie, non ci devono essere certe tare, cioè, perché poi dopo alla fine, oggi parli del celiaco, tra 15-20 anni, se con la mia gente si scopriranno che quello è celiaco, l'abortiranno, perché è poveraccio, che si può mangiare quella pasta orribile tutta la vita, non è possibile. Cioè, questo è dislessico, rompe al padre, alla madre, a tutti, fuori. Non scherzo, perché i Down già hanno fatto questa fine, no? In Islanda e in tanti altri posti. E così, ma noi, Signore, non so per quale motivo, lo dice la seconda lettura, lo dice la prima lettura, ci ha scelti,
ha scelto te. Perché ha scelto te? Al tufello? Non lo so. Io intuisco che non lo sapremo nemmeno in cielo. Però siamo stati scelti, cioè amati, messi da parte per imparare a discernere, che significa imparare a vivere da cittadini celesti, cioè il cielo già qui sulla terra. E il cielo è tutto capovolto. La vita celeste è una vita che non conosciamo, nella carne, nella debolezza, nella povertà. Un tesoro infinito in vasi di creta, che saranno poi redenti quando passeremo veramente anche col nostro corpo al cielo nell'ultimo giorno. Ma è qualcosa che ogni giorno dobbiamo imparare a scoprire, attraverso la parola, attraverso i sacramenti, attraverso i momenti in cui siamo formati dai nostri catechisti, dai pastori, attraverso la vita con i fratelli. Tutto questo ci aiuta a imparare a discernere. Perché se tu stai qua per 7 anni, 8 anni e quella persona non la sopporti e pensi che è una iattura, pensi che è la più grossa sfiga di questa terra avere quel fratello, quella persona, e dopo 10-15 anni scopri che proprio attraverso quel fratello il Signore ti ha amato, il Signore ti ha parlato, ti ha umiliato e con quel fratello ti riconcili, vedi che è tutta un'altra cosa rispetto al mondo, dove per pochissimo si cancellano le persone. E così tante altre cose. Vedete come Dio opera nei fratelli. Bellissimo, meraviglioso. Sempre, sempre in maniera opposta a quello che dice la ragione mondana, satanica. Perché qua 2 più 2 non fa mai 4, ma fa 7, fa 8, fa 9, fa 1. Secondo come gli gira il Signore, per amore tuo. Allora che il Signore ci dia oggi questo desiderio di avere discernimento, fratelli, e di scoprire in ogni evento della nostra vita l'amore di Dio. Dio ti ama immensamente. Dio ti ama laddove tutti ti dicono che Dio non ti ama. Una sedia a rotelle, una malattia, dentro c'è l'amore di Dio. Se questo non è vero, se questo ci scandalizza, allora vuol dire che abbiamo tanto, 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 tanto cammino da fare. E non abbiamo una risposta diversa da quella del mondo. Di fatto, tante volte facciamo quello che fa il mondo. Cerchiamo nella droga, nel sesso, nella felicità, le risposte. Ma se scopriamo che dentro una sedia a rotelle, dentro un handicap serio, una limitazione, un'umiliazione profonda, c'è lo sposo alle porte, questo è il fico che mette i primi frutti e dice arriva l'estate, il demonio ci ha detto che l'inverno è l'estate, e cambia tutto. Però per vivere l'inverno come estate, che devi fare? Devi coprire, devi mettere cose, devi mettere, comprare, illusioni, menzogne, ipocrisie. E l'estate che fai? Ti spogli. Se battesimo, Ma il Signore ci spoglia per entrare nella verità e scoprire che qua sulla croce, dove siamo nudi, completamente nudi, siamo quello che siamo, c'è l'amore vero, l'amore autentico, incorruttibile, che né tuo padre, né tua madre, né tuo marito, né nessuno potrà mai dare. Questo amore che non passa, l'unico che non passa. Tu immagina se oggi soltanto un istante a me e a te il Signore ti mettesse lì dentro, tacchete, che questo è vero. Un solo secondo, ma proprio un istante. Questo è vero. Io sto nel posto dove posso sperimentare l'unica cosa che non passa. Mentre tutto passa, chi è più fortunato e più graziato di te? Allora coraggio, perché Dio è fedele. Non passerà questa generazione, cioè in ogni generazione della storia il Signore verrà e compirà l'amore nella nostra vita, nella vita dei cristiani. Accogliamo il suo amore attraverso gli sconvolgimenti della nostra vita, perché in ogni generazione appaia il suo amore. Questa generazione non passerà senza che il Signore venga sulle nubi con forza, con potenza, sconvolgendo la nostra vita per purificarla e perché noi possiamo scoprire l'unica roccia su cui fondare la nostra vita.